Ok ragazzi, iniziamo con il primo gameplay di Tartaruga Ninja. Qui Mutanti a Manhattan come primo gameplay, vediamo un po'. Allora, io non capisco l'audio di questo gioco ragazzi, che dà problemi su problemi, si abbassa, si alza da solo. Cioè mi tocca fare anche il DJ durante il gameplay, cazzo. Vabbè, vediamo un po' come va. Vediamo un po' come va ragazzi. Allora, si parte con la modalità storia. Vai, partiamo ragazzi, vediamo questo primo gameplay come va. Alla grande, vai. Allora, personaggio Leonardo, Raffaello, Michelangelo, vabbè, Donatello ragazzi. A me piace Leonardo, quindi allora, userò Leonardo. Allora, vediamo un po' qui cosa fa. Ah, qui posso acquisire potenziale, ho capito, ho capito. Bene. Già mi piace che posso potenziare le statistiche del personaggio. Già inizia a piacermi, ragazzi. Ok. Perfetto. Difficoltà io direi di fare il livello normale. E possiamo iniziare con il primo gameplay, ragazzi. Buona visione, sempre in compagnia del vostro Diablotex. Partiamo, vai! Sei venuto. Certo. È mai successo il contrario, generale Krang? Dovresti saperlo, Shredder. Sono sempre pronto a ogni emergenza. Posso presumere che tu sia preparato per la prossima fase. È tutto pronto, generale. Eccellente. Allora vogliamo cominciare? Certamente. Brutta storia, cioè brutta davvero. Mai visto niente così. Ed è lo stesso in tutta la città. La criminalità è altissima. Sembra che i nostri vecchi avversari stiano nuovamente combinando dei guai. Non parlerei di guai per qualcosa di così ambizioso, padre. Hai ragione, Donatello. Qualunque sia la ragione, l'onore ci impone di intervenire, figli miei. Ma dobbiamo farlo con estrema cautela. Come sempre, i nostri nemici sono pericolosi e imprevedibili. Sì, beh, non sono gli unici. A proposito di imprevedibile, dov'è Mickey? Sono qui. Ho trovato degli avanzi nel frigo e l'onore mi impone di sbafarmeli prima di andare. L'onore? Oh, avanti. È soltanto pizza, Mickey. Andiamo. Un salame tanto nobile. Una virtuosa mozzarella. Guardate, ragazzi! Soldati ninja! Che ci fanno qui quei ninja falliti? L'ultima volta i falliti qui erano i dragoni purpurei. Falliti. Anche se preferisco usare la logica, l'istinto mi dice che questo è solo l'inizio di qualcosa di grosso. E il mio istinto dice che è ora di una pizza extra large con acciughe e salsiccia. Scordatelo, Mickey. Dobbiamo scoprire cosa fanno i ninja. Forza! Ok, facciamo solo acciughe! Ok ragazzi, iniziamo, vai! Sono pronto! Bebop sembra avere in mente qualcosa di grosso. Qualsiasi cosa sia, saranno solo guai. Ah, ok, devo sconfiggerli tutti, va bene. Li sconfiggo tutti. Vai, iniziamo qui, Maremma Cinghiala, vai. Sono altri criminali nascosti nei dintorni, prendeteli. Ok, da che parte vado? Da che parte si va per i criminali? Vabbè, arrivano loro, non c'è problema.
ottimo così. Cosa fate? Cosa fate? Vinciamo noi, siamo in 4. Ah, ok. Grado S, ragazzi, attenzione, attenzione. Ok, attenzione, attenzione, ragazzi, da che parte andiamo? Di qua? Ecco, infatti, qualcuno spunta fuori, sì. Fantastico, fantastico. Di qua c'è qualcuno? Datemi una mano, non scappate, ragazzi, non scappate. Eccoli qui, balordi. Arriva un grosso gruppo di criminali, fate attenzione. Ulala, trova il nemico, eccolo qui. Fantastico. Vai, facciamo il culo a tutti e andiamo in grande stile, vai. Ragazzi, voglio dei commenti se vi piace il gioco qui sotto, eh. Commentate. Ok, ok. Ah, si arrampicano pure, ottimo. Anche qui sopra sei, eh. Va bene. Va bene, ciccio. Allora, da che parte vado? Non saprei, ragazzi. Vabbè, è un casino qui. C'è di tutto. Vedo. Ragazzi. Ragazzi, trovo tutto. Trovo tutto se voglio. Allora, vediamo un po' da che parte andare. Guardate qui, guardate quanti balordi ci sono qui, guardateli. Sì, è stato fantastico. Allora, ragazzi, io sto giocando a livello normale perché il livello difficile lo farò, tranquilli, però devo potenziare prima un po' i tartarughi, altrimenti non si farà nulla qui. Ah, ok, sto tornando dietro praticamente. Andiamo di qua. Allora, da che parte vado? Ragazzi, dove siete? Ah, sono ancora lì loro. Sono ancora lì. Vabbè. Tutti i balordi da abbattere sono di qua, ragazzi. Non posso farci nulla. Ecco, il livello normale comunque è già abbastanza competitivo, come si può vedere. Perfetto, cos'è? Cos'è di buono? Una pergamena, ragazzi, va benissimo. Allora, allora, vai, distruggiamoli tutti. Facciamoli culo a tutti, dai. Grande padrone, ai ai ai. Cosa ti racconto a questi? Ehi, tranquilla, non dare ordini a me, non dare ordini. Ok, perfetto, no, attenzione, attenzione, no, no, aiuto, aiuto, ok. Grazie. Da che parte vado? Da che parte vado, ragazzi? Dai, andiamo di qua. E andiamo di qua, dai. E le due, vediamo un po'. Ah, ok, con delle mosse speciali, ottimo, ottimo, così. Vai, completato, grado S anche qui, ragazzi. Grado S anche qui. Ottimo, ottimo. Da che parte si va ora? Da che parte si va ora? Interagisci per fare. Il maestro Splinter ha preparato diversi oggetti al rifugio. Fate un salto quando potete. Ah no, sono tornato al rifugio, com'è qui? Ma non voglio tornare al rifugio, dai. Wow, avete trovato qualcosa di raro. Ragazzi, a culo. Ragazzi, a fortuna sono andato perché, sinceramente, non era mia intenzione. Vabbè, comunque, da che parte andiamo? Vai, aumentiamo tutto qui, ragazzi, aumentiamo di tutto e di più. Cosa c'è? C'è un bel bottino qui, ragazzi. Ai ai ai. Controllano tutto dall'alto, quindi state attenti. Ma stai zitta, non ti preoccupare.
trasporta il denaro, fantastico. Raggiungetelo appena potete. Guardate, hanno un enorme sacco di soldi e parecchio denaro. Riprendetelo. Aspetta, aspetta, tranquilla. Tranquilla. Allora, vediamo un po' che devo fare con questo sacco di denaro qui. Sali. Sì, e poi. Fantastico. Vabbè, ragazzi, bellissimo, bellissimo. Da che parte lo porto? Da che parte vado? Di qua, di là? Non lo so. Boh, andiamo di qua. Vabbè, il gioco è fuori di testa comunque. Veramente fuori di testa. Andiamo di qua. Andiamo di qua, bradone. Ah, qui. No, vabbè, non era lì. Ecco, allora andiamo da questa parte qui, dai. 30 metri. Non so se andare di qua o di là. Beh, ora andiamo di qua. Oramai ci troviamo. Ehi là, stai calmo. Vai, 20 metri. Che poi no. Ah, no, non è qui. Non è qui, ragazzi. Che casino, che casino ora. Un casino, ragazzi. Vai, distruggiamo tutto, distruggiamo tutto. Aspettate, qui. Ah, è qui che devo trasportare il denaro, allora. Maremma cinghiala. Vabbè, ora stai tranquillo, devo andare a riprendere il denaro. E allora, da che parte è il denaro? Su, vediamo. E la stai calmo. Niente, nessuno che mi aiuta, brutti balordi. Oh. Ce la sei presa comoda. Siete dei balordi, siete dei balordi, punto. Andiamo, andiamo qua. Allora, dov'è il denaro? Dov'è il mio denaro? Che casino, ragazzi, che casino. Vabbè, ho capito, andiamo di qua. Andiamo di qua. Eccolo qui il denaro, ecco. Mi ero perso il denaro, maremma cinghiala, va bene. Vai, sali. E ora lo porteremo qui dove indica, con la bandiera, sempre se riesco ad arrivare tranquillamente, ragazzi, perché non è che è semplice, non è molto semplice, ecco, ve lo dico. Da che parte vado? Vado di qua, dai, vado di qua. Dai che siamo arrivati, dai che siamo arrivati, siamo arrivati, sono arrivato, è diverso. Vai, missione compiuta, ragazzi. Missione compiuta, vai. Ah, ok, potevo fare una mossa cop lì e leggi il quadrato, ma ecco, l'ho fatta ora. Sono nato per questo. Allora, da che parte si va? Ora vai, saliamo su, saliamo su. Sali, Brado, sali. Andiamo qui. Ok, mi indica di salire, poi di scendere. Ah, ecco qui, ragazzi. Un altro sacco di denaro qui. E allora ditelo. E allora ditelo. Vabbè, fantastica questa missione. Veramente fantastica, fantastica. 30 metri, 32, 31, 30, vabbè, ci siamo, dai. Ci siamo se trovo la strada. Dov'è? Da che parte è, scusa? Da che parte devo andare? No, vabbè, non si capisce ora. Ecco, sarà qui nel vicoletto, no? Credo, spero, voglio ben sperare, perché... di qua, ragazzi, di qua, di qua, di qua, di qua, via, grande Brado, grande, che artista, ragazzi. Vai, grado C, perché ci ho messo un po' di tempo, dai. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Uh,
raggiungi Bebop, ragazzi, raggiungi Bebop. Sono riuscita a trovare la posizione di Bebop, è alla banca, lo segno sul T-Glass. Ok, da che parte vado? Da che parte vado? Qua, di là, dove? Ho capito che devo raggiungere Bebop, ma da che parte è? Allora, scatenatevi. Yeah! Ok! Ok, da che parte vado ora? Non si sa. Non si sa, ragazzi. Da quella parte. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Non c'è per vedere magari una mappa, qualcosa, no, eh. Andiamo. Dove lo trovo io Bebop, ragazzi? Vabbè, facciamo un po' così, va. Aspetta, aspetta. Proviamo ad andare di qua, forse ho capito. Forse ho capito, ragazzi, non è sicuro. Non è affatto sicuro, però. Però. Non so magari se è di qua o di là, perché veramente non riesco a capire. No, al rifugio non ci torno sicuramente, allora. Cos'è qui? Cos'è? Ho agganciato qualcosa, non ho capito cosa, però. A meno che l'obiettivo, ragazzi, non è di là. Io continuo ad andare di qua, tranquilli, eh. Raggiungi Bebop. Sì, ma trovarlo Bebop, ragazzi. Andiamo di qua, andiamo di qua. E credo che sia qui, ragazzi. Non lo so, vediamo. Dite che sarà qui Bebop, non lo so, non lo so. Vai, raccolgo tutto, ragazzi. Ullala. Aspettate. L'ho trovato. Credo di averlo trovato. L'ho trovato, ragazzi. Eccolo qui. E sapevo io. Incazzato, è incazzato. È incazzato. Cosa ti racconto a quest'ora? No, ditemi voi cosa di allora. Ah, la funzione di aggancio, va bene. Ragazzi, se Bebop provasse a mangiare dei soldi, diventerebbe un salvadanaio? Leo, digli qualcosa! Beh, vabbè, 7 barre di energia, non ci credo, dai, impossibile. Non ci credere anche tu, Leo. Vabbè, 7 barre sono troppe, ragazzi, dai, non esiste. Non può essere, non può essere, dai. Allora, vediamo un po' di fare qualche attacco speciale, dai. Vabbè, altre 6 barre, ragazzi, la follia. La follia. Vabbè, questa è follia, questa è follia, su. Qui è veramente follia, ragazzi. Dove sei? Dove sei, Bebop? Dove sei, cazzo? Ma perché sta girando tutto?
Vabbè, non arrendo. Non ce la faccio. Non ce la faccio, ragazzi. Ce la sei presa comoda, eh? Sto bene, posso farcela tranquillamente. E insomma, altre 4 barre lì. Insomma, non so se puoi farcela, comunque dai, ci si prova. Io ci provo, ragazzi, io ci provo alla grande. Poi vediamo un po' se... No, no, scappa, scappa Leo, scappa. Ho detto scappa, perché sei così lento? Vabbè, giustamente, sei una tartaruga, non è che può essere veloce. È giusto, anch'io. Ragazzi, altre 3 barre di energia, va bene. Va bene. Va benissimo. Ok, vai. Ho ripreso un po' di energy, quindi... Eh no. Che saporita motivazione. Esatto, bravo, bravo Leo, bravo. Ragazzi, aiuto! Aiuto, ragazzi, aiuto, questo qui è pazzo. Grazie. Dai, altre 2 barre, vai, ne manca una, ragazzi, dai. Ne manca una. Una barra sola e dove è andato Ciccio Bello qui. No, come in 3? No, dai. Ma dai, non va bene. Che casino, ragazzi. Che casino. Vabbè. Sbucciato. Ah, siamo rimasti in 2. Bene. No, non è che mi arrendo. Tanto ora resterò da solo. Figurati. Per così poco. Dov'è? Dov'è Bebop? Dov'è il fenomeno? Eccolo lì, ragazzi, eccolo qui. Beh, manca poco. Non arrenderti. Ecco, non arrenderti, e questo qui mi fa il culo. Aiuto, ragazzi, aiuto. No, l'ultimo colpo voglio darlo io. Lo voglio distruggere io, dov'è? Voglio ammazzarlo io, dai, datemi questa opportunità. Dove è andato? Ah, eccolo qui. Vai, ragazzi, ci siamo riusciti. Ok. Amuleto, ragazzi, attenzione, ho preso un amuleto. Grado, che grado mi dai? Non lo so, vedremo. Ullala, vabbè, dai, ho preso un po' di punti, dai. Andiamo avanti. Però tra poco stoppiamo il gameplay. Grado A, dai. A salgo di livello, ragazzi. Fantastico. Ora puoi acquisire lo schiaffo super sumo, vabbè. Allora, andiamo avanti, vediamo un po'. Perfetto, ragazzi. Perfetto, a me piace. Ora, prima di chiudere il gameplay, magari, vediamo se posso andare lì nel negozio. Ah, ok. Impiastri, vi credete migliori del vecchio Bebop? Beh, vi sbagliate. Perché è Bebop il migliore di tutti. E il piccolo porcellino scappò lontano. Lontano fino a casa? Già, ma intanto si è lasciato dietro qualcosa. Cos'è, Donny? Soldi, e anche parecchi. Perché rapinare una banca se poi non porti via i soldi? Ah, infatti. Puoi fare di tutto con un bottino simile. Pronto? È la pizzeria da Rupert? Sì. Vorrei ordinare 2000 pizze extra large con formaggio e salame piccante e 5000 grissini ancora caldi da portare via. Non importa. Arrivederci. Avevi ragione. Ninja e criminalità sono connessi. Li abbiamo incontrati poco fa. E non erano nei posti dove agiscono normalmente. Qui non c'è niente di normale. Già, abbiamo segnalazioni da tutta la città. Lassù è un manicomio. Intendi più del solito? Ehi, Mickey, quella pizza è calda o no? Forza, non abbiamo tutta la notte. Pazienza. Il saggio dice,
Alla perfezione serve tempo. È un microonde, tonto. Se davvero Shredder ha dato inizio ad un assalto su larga scala dell'intera città, partiamo già in svantaggio numerico. Affronteremo il suo immenso esercito con astuzia e discrezione. E dovremo indagare più a fondo per capire con che cosa abbiamo a che fare. Indagare di più e colpire di più. O mangiare di più. Ecco qua, per nutrire gli insaziabili. Era ora. È fantastica. Che fame. Oh, buona. Grazie, figlio. Lo dicevo, la perfezione. Sono un artista. Il Michelangelo della pizza. Io... Un momento. Ok, ragazzi, andiamo. Via alla caccia ai criminali. Ma... Io... Potrai mangiarne ancora dopo, Mickey. Ancora? Padre? Il saggio dice anche... Chi dorme non piglia pesci. Cavolo, quanto odio questo saggio. Straordinario. Ora preparatevi alla prossima sfida. Ok ragazzi, io direi di chiuderlo qui il gameplay, no? Però ho promesso che sarei andato qui, no? Quindi vediamo un po' gli amuleti. Iniziamo con gli amuleti. Vediamo se ho sbloccato. Sì, ho sbloccato un amuleto, ragazzi. Aumenta il numero di punti addestramento ottenuti. Anche perché è l'unico amuleto che ho per il momento. Quindi io direi di piazzarlo lì, insomma. Vediamo questo cosa fa. Ma questo usa. Ok, ok. Confermo, ragazzi. Che dite? No. Ah, vai, trofeo sbloccato. Mi è piaciuto. Allora. Ok, perfetto. Vediamo un po' qui nelle abilità, diciamo. Allora, vediamo un po'. Attacco combo. Esca. Vabbè. Vediamo un po' qui attacco combo come funziona. Fantastico. Ah no, ok, qui vabbè, lo faremo più avanti qui. Allora, ragazzi e ragazze, il primo gameplay di Tartarughe Ninja si conclude qui. Ci sentiremo con i prossimi gameplay e adesso ditemi la vostra se il gioco vi piace oppure no. Ecco, io comunque li seleziono già Leonardo e va bene così. Allora ragazzi, aspetto una vostra opinione sul gioco. Ciao a tutti al vostro Diablotex e appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao! Yeah.